E guattai a tutti i showroom e benvenuti da Jagerina in questo nuovissimo episodio su The Evil Within. Bene ragazzi, la volta scorsa abbiamo fatto una scoperta che oserei definire sconcertante perché dopo aver finalmente ucciso Stefano, ragazzi, si è rivelato il vero male che sta ad Union. Sarebbe a dire, incredibile ma vero, Mayra, la moglie di Sebastian Castellano, o meglio conosciuto come Seb. Quindi, dopo aver fatto questa scoperta ed essere caduti tipo in una voragine infinita di panico, ci siamo ritrovati esattamente qua, ragazzi, in questo posto che sembrerebbe essere un posto antico. Qui c'è un silenzio che mi sembra estremamente angosciante, ragazzi. Prendiamo sta polvere da sparo tenuta in mano da questo povero corpo qui abbandonato. Ci sono corpi smembrati. È veramente terribile questa cosa. Un arpione che prenderò con molto piacere. E qua cosa c'è? Niente. È veramente pazzesco, ragazzi. Ho colpito un teschio. Scusa tanto, amico, non volevo giocare con la tua testa da morto, sinceramente. Qua c'è qualcos'altro? A parte cadaveri che sembrano essere carbonizzati, no, non c'è nient'altro, ragazzi. Questo sembra essere una specie d'altare, indaghiamo. Conosco questo simbolo. Devo averlo visto nel mondo Ah reale. sì? Simbolo de che, Seb? De che? Facci sapere pure a noi, perché effettivamente noi non sappiamo. Allora, guardiamo un attimo le nostre condizioni. Con i colpi per pistola non siamo messi molto bene, abbiamo solo due siringhe. Cioè, non è che siamo proprio nella migliore delle situazioni, effettivamente pure con la vita non è che siamo messi tanto tanto bene, però vabbè, dai. Proseguiamo. Sento dei lamenti. No! Ah! Benvenuto, cercatore. Vuoi delle risposte? Sono qui per aiutarti. Cosa è stato? Se lo sapessi, Seb, ti risponderei Seb, ma non so cosa diavolo sia successo un attimo fa. Sinceramente, non riesco neanche lontanamente a immaginare cosa possa significare tutto questo e chi fosse il tizio. Ovviamente non mi potevano dare colpi per pistola appena volta, no? Mi dovevano dare quelli per fucile che sono piena. Non ho la minima idea di chi potesse essere il tizio che ci è entrato in testa così prepotentemente e ci ha detto: "Sei in cerca di risposte, io posso aiutarti." Muah! Oh, meno male, ragazzi, abbiamo trovato la siringa che ci serviva. Qua non c'è più niente, per cui mi sa che non ci resta che andare da questa parte, dove ci porta il sangue, ovviamente. Sempre dove ci porta il sangue. Meno scherzo, che significa sta cosa? Me devo bruciare i piedi, questo significa. Oh, Gesù, Giuseppe e pure Maria e tutta la sacra famiglia, l'asinello e il bue. Non so se dovrò continuare di qua, per cui direi di esplorare. Un secondo qua, ragazzi, prendere questa polvere da sparo. Oddio. Oh merda, devono averlo bruciato vivo. Già. È anche smembrato Seb, direi. C'è sto simbolo da tutte le parti, ragazzi. Oddio. Strumenti di tortura. Questa è roba Sì, medievale. stavo per dirlo. Questi sono strumenti di tortura di tipo medievale. Si vede. È certo che l'essere umano è talmente malato da essersene inventato di tutti i tipi. Sì, ma dove devo continuare? Di qua o di là? No! Vorrei saperlo, sapete? Mi sa che devo continuare di qua, ragazzi. Non lo so. Non so qual è la parte dove continuare, per cui secondo me non vorrei perdermi, sapete, magari oggetti utili, eccetera. Oh, Dio. Che bello. Veramente
Uno spettacolo che consiglierei a tutti i turisti che passano da queste parti. Vi piacerebbe bagnarvi i piedi e le caviglie nel sangue, ragazzi? Prego, venite pure di qua. Seb potrà servirvi da guida. Io vi ripeto, ragazzi, sto continuando ad andare di qua per prendere oggetti utili. Spero non sia di qua che devo proseguire. Oh, finalmente, 5 proiettili per pistola. Mamma mia, che schifo, ragazzi. È veramente da ribrezzo questa cosa, ma farò finta di niente. Ok, qui non c'è più niente, per fortuna, ragazzi. Ho capito che non era di qua che si proseguiva, per cui tornerei indietro dopo esserci fatto un bel bagnetto nel sangue e proseguiremo da quest'altra parte, vero Seb? Sì, sì, io non vedo l'ora davvero di andare verso le urla strazianti. C'è qualcuno là? Ehi, niente scherzi della minchia, eh? Perché oggi è lunedì e penso che nessuno sia in vena di scherzi della minchia. Oddio, c'è una fumella verde qua. Ah sì, è il mio mocciolo. Aspettate, mo ci vuole. Dove devo andare? Perché qua c'è un'altra porta, non è che devo andare pure in fumella. Cazzo! Ma da dove cavolo? No, scusate, ma da dove è uscito? Serio, serio, serio. Minchia, potevo calpestarlo, ho usato la l'accetta. Non c'era, eh? O forse non l'ho proprio visto, era qua nell'angolo. Perché non te ne vai a quel paese? Ah, qua è chiusa. Bene. Come capire che dovevo proseguire dall'altra parte ed arrivare fin qui soltanto per farmi prendere l'infarto? Andate al diavolo. Bene, quando non sai dove andare, Seb, ricordati sempre di seguire i rantoli e i mugugni. Stai sicuro che troverai sempre la strada giusta? Allora, qua c'è qualcosa? No. Bene. Sto arrivando, ragazzi, non vi preoccupate, sto per unirmi al party. Avremo un po'. Ragazzi, niente sorprese come l'altro amico della, eh. Perché non fa per niente ridere. Vabbè. Spero che abbiate recepito il messaggio, perché essendo oggi lunedì, non è un gran giorno per tutti noi, no? Sappiamo che la maggior parte delle persone odia il lunedì. Sì. Vediamo, pezzi e pezzi, perfetto. Toc toc. Ah, non posso bussare su un cancello. Raga, ma cioè, io vorrei che qualcuno davvero... Sì, sono in cerca di risposte, cara la mia voce misteriosa, che non dici chi sei. Sono effettivamente in cerca di risposte, non capisco perché sono qui. Come diavolo sono finito qui? Questo quasi risveglia, ve lo dico io. Ah! La conciare tu, madre! Vattene al diavolo, va bene? Pure te! Cioè, dico io, no? Allora, perché se so che sta per arrivare uno spavento, mi spavento uguale? Non lo so, ragazzi, vabbè, perché forse non me l'aspettavo così presto, sapete, no? Questo qua mi ha lasciato della polvere da sparo, qua è chiuso. Questo suppongo che sia inaccessibile. Ah no, è inaccessibile, è accessibile, posso aprirlo attraverso la ruota. Questo qua è qui che se ne dondola super tranquillo. Qua c'è un altro cancello. Insomma, se posso sapere dove caspita devo andare. Ah, è lì che adora a Madunina. Mi dispiace, ma dovrò distruggertela la Madunina. Non è blasfemia, ragazzi. Non voglio essere blasfema, assolutamente. Ma dico, quella statuina, ecco, dovrò distruggerla. Allora, immagino che poi succederà qualcosa che aprirà tutte queste celle chiuse e quindi poi tutti i mostri mi verranno addosso, sapete, cose già viste e riviste, per cui andrei un attimino ad esplorare di qua. Eccolo là. Vedete, vedete, ragazzi, che ci sono tutti i bei mostrali qua chiusi nelle varie celle, vedete? Ammazza, tu sei arrabbiato nero, oh, in tutti i sensi.
Tu sì che sei cattivo e intelligente, sicuro, certo. Continua a fare sport, ti fa bene. Fa bene la circolazione. Allora, qua cosa c'è? Niente, bottiglia, non posso prenderla. E qua, questa porta, invece posso aprirla. Ok, vedete? Qua c'è un cancello, cioè c'è un cancello. C'è un marchingegno che aprirà, sono sicura al 100%, tutte le celle. E quindi fra un po' si incomincia a ballare. Sì, Seb, sì che lo usa. Ecco. Ah, ci serviva la leva per aprire l'altro cancello. E ovviamente staccarla farà succedere qualcosa. Serve a te, insomma, per aprire un meccanismo a manovella. Ma aspetta a te scoprire quale. Mi ha salvato la partita, pessima cosa. Ok, vedete, avevo ragione, ragazzi. Avevo totalmente ragione, ovviamente. Ehi! Sì, andate pure. Sì, ok. Avevo ragione, la manovella mi serve per aprire quell'altro cancello grosso e tutti quanti sono andati a fare baldoria, a fare festa praticamente. Intanto esploriamo tutte le celle, ragazzi, vediamo se c'è qualcosa di utile. Questa cosa pure era abbastanza prevedibile. Tu hai intenzione di alzarti, ovviamente. Ma che cazzpita fai, Seb? Ma dove miri? No, ma sul serio. Zitto pure tu, oh Gesù, ne sta arrivando uno. Mi sa che è arrabbiato. Forse era suo zio? Era tuo zio questo? Ah, minchia, non lo sapevo. Scusa, eh. Scusa, ma sa che meriti la stessa fine di tuo zio, perché cioè mi volete far fuori senza che io vi abbia fatto assolutamente niente. Cioè, capite? Se voi non mi disturbaste, cioè mi lasciaste vivere tranquillamente il mio incubo qua dentro, io vi potrei tranquillamente lasciare in pace. Però, no. Voi no, non potete lasciarmi in pace, dovete perseguitarmi totalmente. Per fortuna ho trovato qualche altro colpo. Ok, queste celle le esplorate tutte, ragazzi, e non c'è nient'altro. Per cui andrei di qua, farei attenzione perché qua adesso si sarà liberato tipo l'inferno. Infatti, ma che bello che sei! Merda, pupazza. Ho sbagliato in pieno, ragazzi. In pieno. Ah, la puta che te pario. Vedete la merda. Ok, mi sa. Ah! Oh! Minchia, mi hanno circondato. Mi hanno circondato. Mi sa che è il caso di usare questo. Ah! Serve il fucile! Ho sbagliato. Ho sbagliato a premere. È possibile, minchia. Che cavolo. Sì, ragazzi, avete ragione. Totalmente ad essere incavolati neri. Ah, questi c'hanno pure la maschera, quella protettiva. Fantastico. Come sprecare tanti colpi. Merda. Merda, madonna, che sei brutto Ah! Ecco, almeno questo l'ho ucciso a mani nude. E vattene a quel paese pure te. Madonna, sei brutto. Sono tutti orrendi, ragazzi. Ok. Vabbè, non è che sono stati conservati nelle migliori condizioni, per cui che me posso aspettare. Prendiamo tutto quello che c'è da prendere. Colpi per pistola no, eh. Mi sa proprio di no. Va bene, va bene. Allora, ragazzi, direi di ricaricare, che non si può mai sapere. Qua c'è qualcuno ancora? O posso entrare tranquillamente a spiare e a prendere gli oggetti che avete nascosto qui con tanta cura? Oh, abbiamo ampliato la sacca, ragazzi, per i dardi della balestra. Meraviglioso. Colpi per fucile, qua c'è un biglietto. Oh. Non resistete, ragazzi, non resistete, lasciatevi andare. Mi sto ancora chiedendo quest'occhio da dove venga. Cioè, dov'è il caro nemico qua? Ok, proiettile pistola 10. Cosa meravigliosa. Parti di armi. Allora, mi sta cercando il mio amico, ragazzi. Ah, ok, è sparito. Allora, qua è da dove sono appena arrivata. Perfetto. Dov'era la cella con la madunina? Scusate, ragazzi, ma per me è assolutamente fondamentale. Qua ci sono altre celle che mi sa che non ho ancora esplorato. Se non erro, perché qua. Eccolo qua, vaffa.
Minchia. Ok, sì. Come sempre, diciamo le sì. Ah, eccola qua. La mia bella madonnina. Ho preso la chiave Lina. Ecco qua. Perfetto. Qua c'è qualcun altro che vuole giocare a nascondino. Guarda. C'è una cosa. Tac. Faccio prima a sto punto, piuttosto che farmi prendere un infarto, dico io, no? Dici bene, giocherina, dici bene. Dirsi da sola che dico bene è veramente penoso, però fa niente. Allora, forse direi che abbiamo esplorato, ragazzi, tutto quello che c'era da esplorare. Per cui, caro Seb, direi di usare qui la cara manovella che abbiamo trovato poc'anzi. Ok, basta premere questo per tirarlo su, sperando non escano altri mostri che ci impediscano di finire di tirarlo su. Forza e coraggio, Seb, tu c'hai le spalle forti. Ok, perfetto. Ah, minchia, pure. Ok, è un agente Mobius morto, ragazzi. Niente di così importante. E sto posto non mi dice niente, ma proprio niente di buono. Un'altra? Ma che è? Cosa? Un momento. Ehi! Oddio, c'è qualcuno? Oh, per la miseria. Ragazzi, ammazzo, me l'avete ridotto al cesso. Questo qua si risveglia? Nel dubbio. Direi che me la sbrigo prima a fare così, ragazzi. Allora, parti di armi, poi qua non c'è nient'altro, ma possiamo passare da qua e direi di farlo, ammazza lo scheletro. Ragazzi, minchia. Che sì, che sì. Ah, c'è qualcuno? Punto di risonanza, prego, vediamo un po'. Lo so che ci sei. Sì, sono qua. Tutto ciò che vuoi, ti prego. Ma chi, chi? Cosa? Un momento. No, sono ancora qui, non è stato un incubo. Ehi, c'è qualcuno? Ti prego, lo so che ci sei. Farò tutto ciò che vuoi, ti prego! Lasciami andare! Lasciami andare! Lasciami andare! Lasciami andare! Tu l'hai chiamato e mo dici lasciami andare! Ma dura ancora tanto sta lagna? Oh, e basta! Ah, era suo quello scheletro là sotto? Mi sa che ci ha azzeccato in pieno con la previsione. Sì, ma dura ancora tanto. Ho fatto per meritare questo. Ho capito. Me faccio la stessa domanda io. Stata a sentire a te. Madonna mia, che cosa lunga. Troppo, eh. Allora, il cesso qua è ancora integro. Almeno avete potuto fare una cagata. Va bene, allora, ah, da qua non si esce, perfetto. Devo per forza ripassare qua sotto. Non mi dica che c'è sta lo spettro pure qua, perché giuro che mi alzo e me ne vado. Giuro che mi alzo e me ne vado, Perché qua non posso tollerarlo. Lo avverto, proprio ve lo dico già così, proprio con tutta la sincerità del mondo. Se dovesse esserci pure qua, io mi alzo e me ne vado, perché quella cosa lì posso cercare di tollerare un po' il resto, ma quella cosa lì mi dispiace, ma no. Perfetto. Andiamo di qua. Cara voce misteriosa. Ah. Vai a fondo per trovare ciò che cerchi. Ma dai, davvero? Solo scendere potrai essere. Sì, allora, tu sei un tipo simpaticissimo, tipo sai di indovinelli e di cose del genere. Ma che sta succedendo? Non lo so, Seb, fatto sta che vogliono che ci addentriamo ancora di più nelle profondità della terra. E la cosa è abbastanza inquietante, oserei dire. Cioè, non è... Quando vai giù per poi poter risalire? Non lo sapevo, non è mai una cosa buona, vedete? Stavo per dirlo. Mamma mia, Seb, quante botte che prendi, Invitante. Sì. Proprio invitante, direi. Voce misteriosa, invece di parlare per indovinelli. Hai perso tutto. In che senso? Il fallimento ha portato alla passività, quindi alla disperazione.
e la disperazione all'autodistruzione. Oh, merda, sei tu? Sei tu? Oh mio Dio. What the fuck? What the... Sei la causa della tua stessa... Cavolo, scappa. Oh. Che cacchio! Tua moglie. Ti sei rifiutato di vedere. Oh. È tutta colpa tua. Sei un fallimento. Tua figlia è svanita per colpa tua. Non sei riuscita a salvarla. Possiedi le chiavi per porre fine alla vita. Che senso? Posso guidarti alla serratura. Chi sei? Cosa vuoi da me? Mazza, oh! Vi piace proprio girare il dito nella piaga, eh? Ti piace proprio, anzi, oserei dire. Ma questa è una tortura, ma che veramente... Vabbè... Non puoi cambiare il passato. Ma dai, davvero, dove arriva tu a dirmelo? Lily? Affrontalo. Non evitarlo. Quella è... Queste cose non mi piacciono mai. Che ca oh merda, pazza miseria, merda, ma che ca... Ma di che sono fatti sti cosi? Oh, aspettate. Allora, aspettate. No, serio. Che cavolo! Aspettate! Oh, datemi un secondo ad ambientarmi, Dio sano! Oh, aspettate un attimo, va, che questo mo è un vero problema, ragazzi. Ah, comunque non ci abbiamo più dardi congelanti. Pensavo di poter contare su quelli, però invece mi sa proprio di no. Ok, proviamo così. Sarà servita a qualcosa? Non lo so. Non lo so, sinceramente. Allora, aspettate, possiamo... Ah, stavolta possiamo... Ah, possiamo provare a sfruttare il fatto che siamo qua sopra. Invece sono così intelligenti da sapersi pure arrampicare. La concia di tua hermana. È un grossissimo problema, oserei dire. Perfetto, almeno così esplodono. L'altro l'avevo fatto esplodere sbagliando la mira. Sì, ma... Stefano mi ha sfidato. Ah, allora non era Myra. Era una spina in fianco. Una spina che hai rimesso. Per questo... Ah, pure. Così mi ricompensi? Stefano. Alla faccia. Questo tizio lo conosce. Eh sì, doveva essere quello per cui lavorava. Cioè, lavorava, quello per cui inizialmente aveva detto di aver collaborato, tipo. Però, non so, ragazzi, cioè, questo qua è strano, sto tipo. Madonna, quanti dardi. Mi sa che la balestra forse è l'unico modo per fare fuori sti cosi di lava e di fuoco. Non si capisce di che caspita sono fatti. Niente, Medikit, non posso prenderlo. E quindi sì, stavo a dire, non è Myra allora il male maggiore. Forse è soltanto una mezza specie d'alleata o non lo so, perché adesso spunta questo tipo qua che non si sa chi è e che dice, sì Stefano, io lo conoscevo, era una spina nel culo di poliestere. Vabbè, sì, scendi Seb, te devo dare pure il comando, potresti direttamente buttarti. Vabbè. Caro... Ah, ecco, vedete ragazzi, ci aprono adesso accessi così per poter andare a salvare, a potenziarci, a fare quello che è. Direi di approfittarne perché non so se avremo altre occasioni. Usiamo il banco da lavoro. Allora, proiettili per pistola, assolutamente tutti quelli che ci servono. Ok, useremo 50, però vabbè. Dopodiché i dardi esplosivi, assolutamente ragazzi. La siringa, visto che ci sono, me la faccio. Direi di usare, di comprarci anche uno di questi. Ok, direi ragazzi di comprare il danno del dardo esplosivo, anche se
Cioè, di solito va abbastanza bene, nel senso che una volta che esplode, esplode. Ok, cioè ne serve uno per poter aumentare il livello delle varie robe. Direi di aumentare anche la cadenza di tiro della pistola e per adesso direi che rimango così con le armi. Ok, usiamo l'altra chiave che abbiamo trovato, ragazzi, sempre se mi fa cedere. Ok, apriamo questo qua. Polvere da sparo, perfetto. E potenziamoci un po'. Ah, visto che ci siamo, ragazzi, userò un gel rosso per sbloccare robustezza 4, quindi aumentare al massimo la nostra barra vitale. Ah, ma ci servono 12.000 moccioli, porca vacca. E che a questo punto vorrei dare maggiore importanza alla barra vitale e non usare il gel verde per altre cose, per cui uscirò e aspetterò di accumularne ancora un po' per poter potenziare poi aspetti più importanti come la barra vitale e la barra dell'energia. Salverò. Ok, ragazzi, torniamo dentro. Che bella cosa, una giornata sole. Oddio, sto posto mi puzza tantissimissimo. Per niente mi piace, ragazzi, Mi sa tutto di troppo tranquillo, sinceramente. Allora, prendiamo questa. E qua c'era qualcos'altro, forse. No, qua niente. Mi sa che non ci rimane che andare su. Cioè, a sto punto, boh, ragazzi, qua ogni tanto si scoprono cose nuove, personaggi nuovi. È sempre tutto un grosso dubbio. Allora, adesso mi sa che sarà un problema. Che significa sta roba? Oh, Gesù, Giuseppe e Maria. Vogliono che ricrei il simbolo. Ah, minchia, alcuni si muovono pure insieme. Questo mi sa che devo girarlo completamente. Ok, questo probabilmente va così, ragazzi. Almeno credo. Forse questi muove dei pezzi singolarmente. Ok, infatti questo qua devo per forza muoverlo da solo, ragazzi. Ecco fatto. Oh, meno male. Immagino che esca sangue, guarda caso. Prevedibile, anche questo. Perfetto, adesso cosa succederà mai? Uscirà un mostro alto tipo 2 metri, capace di stritolarmi anche solo guardandomi. Vediamo un po'. Rullo di tamburi. Oddio, cosa potrà mai uscire da quell'antro di terrore? Uscire niente, forse ci devo entrare io. Che fa ancora più paura, direi. Direi di usare una siringa adesso, ragazzi. Non si può mai sapere. Ok, con tutto il coraggio che ho in corpo, perché Seb è un coraggioso, non ha assolutamente paura di niente, vero Seb? Certo. Certo che non ha paura di niente, figurati. Se lui può avere paura di corpi smembrati e, oh mio Dio, di altre cose altrettanto strane. Mi puzza di boss. Oddio, una situazione estremamente fastidiosa. Sebastian Castellanos. Eccolo qua. Finalmente sei qui. Oh, finalmente te ti fa vedere. Stavo aspettando. E tu chi sei? I miei seguaci mi chiamano, ecco qua, Padre Theodore. Un prete, pure qua. Ma che è? Una persecuzione. Spero che anche tu farai altrettanto, amico mio. Un altro maniaco che crede di essere Dio, Ho già ucciso uno di voi oggi. Certo, l'hai fatto. È così che affronti ogni sfida nella tua. Ma perché non te posso guardare in con faccia? Con la forza bruta e l'intimidazione. E guarda cosa ti hanno portato. Di che c'è un faccio? A un inferno che tu stesso hai creato. Abbassa quell'arma. Usa il cervello invece dei pugni per una volta. Abbiamo lo stesso scopo, Sebastian. Possiamo aiutarci l'un l'altro. Unisciti a me. Tu riuscirai a trovare tua figlia. E io otterrò il potere del nucleo. So già chi ha preso Lily. Sì.
E Myra non si arrenderà facilmente. Cosa? Dove sono? Non sono un combutta fra di loro. Vorrei potertelo dire, ma non sei ancora. Ma perché no? Devi prima di tutto unirti al mio gregge, perché io possa dirti ciò che vuoi. Davvero? Ti ho detto che devi dirmi dov'è! Accetta il mio invito. Posso mostrarti la via per uscire dall'oscurità. Sì. Io posso portarti da Lily. Scusa, non sono un tuo seguace. Allora così sia. Oh, merda. Sapevo. Merda. C'è molto dolore. I fantasmi del passato ti stanno perseguitando. Già lo so. Ti ho mostrato la via, Sebastian. Devi sapere che sono qui per aiutarti. Madonna. Torna da me volontariamente. Dopodiché assumeremo il ruolo che ci spetta. Non di avversari, ma di alleati. Addirittura. Arrivederci per ora, Sebastian. E che schifo! Guarda chi si è svegliato. Era ora. Mi servirebbe un po' d'aiuto. Sai usare una pistola, vero? Ma dai, davvero? Ma stai a chiedere? Copri quel lato. Spara finché non li hai uccisi o non finisci le munizioni. Allora ragazzi, siamo appena entrati nel capitolo 10 che si intitola Nascosto dall'inizio, se non sbaglio. Ok, abbiamo appena incontrato, credo, un altro membro della squadra Mobius che stavamo cercando. E veramente non so che dire ragazzi, è uscito un altro personaggio che effettivamente era il personaggio che era al di sopra di Stefano. E sembrerebbe che Myra ragazzi non è in combutta con questo tipo, quindi che sia un altro male presente qua dentro, siccome già non ce ne bastassero, capite? Che dire, questo video di oggi termina qui, grazie a tutti, un bacione, un budosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!